Nel giorno in cui prende il via l'Internet Festival parliamo anche di innovazione per le imprese, è partito infatti il tour della regione toscana, tour che farà tappa anche a Pisa. L'innovazione si fa impresa, è partito il tour della regione toscana per spiegare tre nuovi bandi europei rivolti al sostegno di start-up, alla creazione di nuove imprese e per le tecnologie fotoniche. Tra le novità gli incentivi diretti rivolti alle micro, piccole e medie imprese del manifatturiero, del turismo, commercio, cultura e terziario. Per la creazione di nuove imprese viene concesso un finanziamento agevolato a tasso zero che va da un minimo di 6.500 euro ad un massimo di 28.000. Poi l'apertura per l'imprenditoria femminile senza limiti di età. Non sono risorse rilevantissime, partiamo con 16 milioni in questa misura, non sono neanche poche, quindi se riusciamo a distribuirle, a utilizzarle con attenzione e soprattutto, questo è il tema, incominceremo non solo a mettere a disposizione risorse ma a creare un percorso di accompagnamento per far sì che quel tasso di vittoria che nelle start-up è critico, è un elemento di criticità, trovi una sua positiva soluzione. Inoltre è stato presentato il bando regionale per finanziare progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie fotoniche, rivolte a imprese e organismi di ricerca della Toscana, nell'ambito del progetto Photonic Sensing, finanziato dal programma Horizon 2020. Sono 6 appuntamenti in programma dal 5 ottobre al 4 novembre a Firenze, Prato, Pisa, Lucca, Arezzo e Siena per presentare queste nuove opportunità per start-up, creazioni di imprese e progetti di ricerca e sviluppo.